progetto di documentario e teatro che abbiamo ideato e scritto insieme a Marco Paolini, a Giuseppe Battistone e Stefano Liberti, e che cerca di, partendo dalle storie di tre donne, di cui Gladys è una parte di questo gruppo delle tre donne, cerca di capire quali sono le origini dei viaggi, i modi dei viaggi e ciò che succede dopo i viaggi. L'idea nasce dalla richiesta di Rai 3 di fare una puntata speciale per l'anniversario di Lampedusa del 3 ottobre, della tragedia di Lampedusa. E quando è arrivata questa richiesta, io ho proposto a Marco, a Stefano, a Giuseppe di costruire un racconto che non stesse ancorato a Lampedusa e che non parlasse in fondo di Lampedusa, perché Lampedusa in questi anni è stato un po' una... mi verrebbe da usare il termine specchietto per allodole, però è sbagliato perché non è rispettoso nei confronti di tutte le persone che sono passate per Lampedusa, però è stato un po' un simbolo mediatico con cui si sono coperte le ragioni, le storie, i percorsi di tanti viaggi che riguardano la vita prima di Lampedusa e la vita dopo Lampedusa. Per questo abbiamo provato a costruire un racconto più complesso, più ampio. L'abbiamo fatto intorno alle storie reali di tre donne: Gladys, che arriva dal Ghana e che vive a Castelvolturno, Semar, che arriva dall'Eritrea e che vive a Roma, e Nasrin, che arriva dalla Siria e che ha passato l'Italia, è transitata attraverso l'Italia e oggi vive in Germania. Insieme alla storia di queste tre donne ci sono poi le riflessioni, i pensieri di Giuseppe Battistone e gli appunti di un cartografo di eccezione che è Marco Paolini. Parte da tre luoghi precisi che sono i luoghi da cui sono partite le tre protagoniste, che sono Eritrea, Ghana e Siria, come dicevo. Anche da Treviso. Però poi ci sono dei trevigiani e degli udinesi e c'è la figlia si suppone udinese anche lei di Giuseppe, che è un po' la protagonista silenziosa di questo lavoro e che aiuta a riflettere su quello che potrebbe succedere se anche noi a un certo punto avessimo bisogno di emigrare di nuovo. E non ci dessero il permesso di farlo. Quello che potrebbe succedere se anche noi avessimo bisogno di emigrare per cambiare vita, ma qualcun altro non ci vuole. E siccome questi, a forza di lavorare con questi sé, abbiamo iniziato a capire che non erano dei sé così troppo pindarici, e abbiamo deciso di affiancare le storie delle tre donne che hanno dovuto emigrare per cercare un'altra vita, quella di una quarta che non si vede ma che è la figlia di Giuseppe, di cui Giuseppe parla e poi vedrete meglio nel film. Perché la riflessione principale è quella di provare a non fermarsi alle questioni emergenziali, ma provare a capire in una scala, rubando un termine al cartografo, in una scala più ampia sia nello spazio che nel tempo, come questi viaggi di cui ci stiamo occupando adesso qui come terra di arrivo siano pezzi di tanti altri viaggi, sia in altri luoghi che in altri tempi, no? E fra questi altri tempi ci siamo anche noi in un futuro non troppo lontano in cui potremmo essere derubricati a luogo di provenienza che richiede alcuni permessi per potersi muovere. È una questione di economia, è una questione di pesi, di pressioni, di flussi come l'acqua, e se continuiamo a guardarli invece soltanto attraverso la lente distorta della situazione contingente, di cui Lampedusa è l'esempio più evidente, non riusciamo a capire in che punto della storia, in che punto del mondo siamo.